Ben ritrovati telespettatori di Le Fonti TV con questo appuntamento speciale di New Insurance. Sull'onda lunga della TV Week dedicata al mondo delle assicurazioni e del risparmio, oggi faremo un focus sul fenomeno InsurTech, un approfondimento che durerà un'ora e in cui vedremo alternarsi ben sette ospiti che ci daranno ciascuno proprio dal proprio punto di vista in quanto player del settore. Una visione che è anche comune, in quanto, e iniziamo subito dal nostro primo ospite, riguarda un'associazione nata proprio a gennaio 2020. Stiamo parlando dell'Italian InsurTech Association. Ho l'immenso piacere di avere qui con noi, di inaugurare questa piccola maratona, Simone Ranucci Brandimarte, socio fondatore e presidente proprio dell'Italian InsurTech Association. Simone, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi e buongiorno a tutti. Oggi parleremo di come accelerare la digitalizzazione nel mercato assicurativo, anche grazie proprio all'apporto della vostra associazione che ha come motto quello del Empowering InsurTech Ecosystems. E proprio gli attori che vedremo ospiti rappresentano appunto ciascuno un diverso punto di vista di questo ecosistema. Simone, partiamo subito da qual è il contesto generale in cui si sta trovando il mercato assicurativo, che cosa sta accadendo e allora perché far nascere questa associazione? Sì, esattamente come è avvenuto in passato, ad esempio all'inizio degli anni 2000 per il commercio elettronico, per il business dei contenuti e negli ultimi 10 anni anche il banking, i canali tradizionali si stanno adeguando e trasformando alla luce di una penetrazione del digitale rapida e continua. Ovvero un modello distributivo e di offerta tradizionale viene meno rispetto alla crescita del digitale, che non è però in competizione con i modelli tradizionali, ma è in grado di essere in sinergia con questi. L'industria assicurativa negli ultimi 5 anni sta assistendo a una serie di innovazioni tecnologiche legate all'IoT, legate alla big data, legate alla blockchain, legate ai canali digitali, ma in realtà non è questo il tema. Il tema La digitalizzazione non è un tema tecnologico, è un tema di usability, ovvero la crescita di un nuovo consumatore, un consumatore digitale, che preferisce acquistare servizi e beni tramite canali digitali, che ad oggi comincia a rappresentare in termini di percentuale un valore importante anche per l'industria assicurativa. Fino a ieri il consumatore digitale era marginale, ad oggi cuba circa il 30% dell'intera industria assicurativa, nel 2030 supererà il 55% e nel 2040 sarà il 100%. Quindi l'industria assicurativa deve in questo momento adeguarsi velocemente a quelle che sono delle esigenze di consumo nuove e che genereranno un cambio di paradigma, un cambio di distribuzione, un cambio di organizzazione, ma soprattutto un cambio nell'offerta assicurativa. Vedete, la digitalizzazione non è un tema di canale, è un tema di proposition al consumatore e di offerta. In ambito assicurativo significa far leva su un'offerta più trasparente, più immediata, più flessibile, più integrata all'interno della vita del consumatore, in modo tale che, diciamo, sia in termini di struttura, che in termini di prezzo, che in termini di possibilità di sottoscrizione, ad esempio in mobilità, possa facilitare la vita del consumatore, si possano avvicinare nuove fasce di clientela al mondo assicurativo, che fra l'altro, ricordiamoci, è un'industria sottopenetrata. In Italia, al di là dell'RC Auto, che per definizione è obbligatoria e quindi copre la maggior parte della clientela, c'è una penetrazione dell'1-2% su prodotti non auto e non vita. Infatti poi Digitale. avremo modo anche di parlarne proprio di questo aspetto. A maggior ragione è importante quello che voi proponete proprio in un'ottica appunto di ecosistema, guardando al consumatore e a una cultura tecnologica, di innovazione, di trasformazione digitale. È un po' per questo che è nata l'associazione, è così?
Diciamo che circa un anno fa i player di settore si sono riuniti prendendo coscienza di questa digitalizzazione che da una parte è un must, dall'altra una grandissima opportunità per il tema di penetrazione di cui parlavo poc'anzi. Abbiamo fondato l'Italian InsurTech Association, che è l'associazione di compagnie, di broker, di intermediari, di player tecnologici, di società di consulenza, di tutti coloro che vogliono supportare e velocizzare la digitalizzazione del settore assicurativo. Italian InsurTech Association si propone quindi di supportare la filiera tramite divulgazione, tramite formazione, tramite eventi, tramite la creazione di standard tecnologici e di offerta e la rappresentanza con le istituzioni governative e le altre associazioni. Ecco, voi avete anche redatto un vero e proprio manifesto. Possiamo raccontarlo un po' ai nostri telespettatori? Diciamo che come primo passo formale dell'associazione abbiamo formulato, condiviso e presentato al mercato il nostro manifesto di linee programmatiche, ovvero quelli che sono gli obiettivi dell'associazione nel biennio 2020-2021, che si basa sostanzialmente su quattro grandi macro categorie. Una è l'area di mercato, è quello di andare a creare educazione, a mappare e a misurare il mercato. Qui abbiamo una serie di iniziative in atto, fra cui la partnership col Politecnico di Milano, finalizzata a emettere annualmente quello che abbiamo chiamato l'InsurTech Innovation Index, ovvero la valutazione del mercato dell'InsurTech in termini di investimenti, di propensione alle attività e di, diciamo, attività del settore. Il primo InsurTech Innovation Index sarà emesso a dicembre. Dopodiché, diciamo, creiamo una serie di momenti di formazione e di interscambio con realtà nazionali, soprattutto internazionali. Diciamo, nel mondo che si apre al digitale, la comparazione e il confronto con realtà internazionali è molto importante. La seconda area è tutta legata, diciamo, alla rappresentanza con le istituzioni, quindi l'IVASS in particolare. Dopodiché abbiamo una serie di standard che vogliamo promuovere, diciamo legati all'utilizzo dello SPID per riconoscere l'identità digitale e facilitare l'open insurance, ovvero l'interscambio fra compagnie assicurative, broker e tutti i soggetti industriali che fino a ieri erano lontani dal mondo assicurativo, ma che in una logica digitale vogliono integrare le assicurazioni nella loro proposition. Parlo delle telcos, parlo delle utilities, parlo dell'e-commerce in senso lato. Dopodiché sarà nostra cura, e diciamo in questa sessione televisiva mi sembra che il tema sarà sufficientemente dibattuto in seguito dai miei colleghi, provare a definire delle linee guida che incentivino gli investimenti in InsurTech, sia dal punto di vista delle compagnie, sia dal punto di vista del capitale pubblico e privato a favore delle startup InsurTech. E questo sarà l'oggetto proprio del terzo momento, proprio legato agli investimenti. Io suggerisco anche ai nostri telespettatori di consultare anche il vostro sito. Prima abbiamo visto qualcosa che è particolarmente ricco di spunti materiali, proprio in quell'ottica anche di education e di ecosistema che anche si racchiude attraverso un portale online. Per cui, insomma, ben venga anche poter fare un'ulteriore approfondimento. Prima di lasciarla, Simone, lei come vede il mercato assicurativo tra 10 anni, anche sulla base di quella che vuole essere l'attività della vostra associazione? Noi vediamo un mercato assicurativo che sarà più penetrato, quindi riuscirà a contattare maggiori segmenti di clientela tramite un'offerta che sarà l'evoluzione dell'offerta attuale. Un'offerta più flessibile, più legata ai bisogni dei consumatori in un certo momento. Quindi le assicurazioni da annuali diventeranno mensili, giornaliere, al minuto. Mi assicurerò per lo sport non con un'assicurazione annuale, ma con un'assicurazione che è contestuale sul tempo che realmente a me serve e che dedico allo sport. La stessa cosa sarà applicabile diciamo a tutti gli altri rami danni. Saranno assicurazioni interconnesse, legate al controllo dei miei beni, dei miei apparecchi, tutto quello che voglio avere sotto controllo in una logica di protezione completamente integrata e basata su piattaforme tecnologiche. Quindi sarà un'assicurazione interconnessa, un'assicurazione on demand,
una situazione in grado veramente di soddisfare ogni need, che sposti il controllo dalla compagnia al consumatore, esattamente come è avvenuto su altri settori. Sarà comunque rispetto ad altri settori, non, e questo è molto importante, in nessun verso una cannibalizzazione della distribuzione tradizionale, ma sarà un'opportunità di amplificazione, di penetrazione e soprattutto di maggiore soddisfazione da parte di un consumatore che, come sappiamo, non è particolarmente sempre soddisfatto dei prodotti assicurativi attuali. E questa è una proposizione imprescindibile, poi parleremo anche di come attraverso questo ecosistema si possano comunque creare anche delle nuove opportunità lato distribuzione, ma mettendo comunque il consumatore al centro. Io ringrazio tantissimo Simone Ranucci Brandi Marte per essere stato qui con noi. Non mi resta a questo punto che lasciarvi per qualche minuto di pausa, poi rientriamo subito con la seconda parte del nostro dibattito, che riguarderà proprio l'adeguamento dell'offerta, l'adeguamento tecnologico e anche la questione normativa. Quindi restate con noi. Ben ritrovati telespettatori di Le Fonti TV con questo appuntamento speciale di New Insurance dedicato a come accelerare la digitalizzazione del settore assicurativo. Dopo un'introduzione da parte di Simone Ranucci Brandi Marte per l'Italian Insurtech Association di quello che è la view del mercato attuale, addentriamoci con i prossimi tre ospiti su quello che sarà e deve essere l'adeguamento dell'offerta, l'adeguamento tecnologico e anche quello normativo. Ho l'immenso piacere di avere qui con me Gerardo Di Francesco, founder e managing partner di Wide Group, Gianluca De Buonasera a Cobelli. tutti. Eccoci Gerardo. Io introduco anche gli altri giusto per dare, poi dopo inizio con lei. Gianluca De Cobelli, founder and CEO di YOLO Group. Buongiorno anche a lei. Buonasera. Buongiorno E Andrea Polizzi, partner dello studio legale d'Argenio Polizzi e Associati. a tutti. Buongiorno. Eccoci, così vi abbiamo introdotto. Gerardo, partiamo con lei. Innovazione tecnologica e mercato assicurativo. Già abbiamo fatto qualche accenno con appunto Simone Ranucci Brandi Marte. A che punto sono le competenze del mondo assicurativo, così come anche quelle del consumatore? Allora, il tema delle competenze è un tema chiave. C'è proprio un osservatorio che è l'Osservatorio delle competenze digitali che registra un gap molto importante sul mercato. Parliamo di 5.100 laureati con competenze ICT oggi in Italia all'anno circa, questo è un dato del 2019. Questi 5.100 laureati coprono un fabbisogno che è pari al neanche il 35% del sistema paese Italia e sicuramente l'industria assicurativa ha bisogno di essere più attrattiva per questi talenti, perché parliamo appunto di laureati che devono andare a coprire il fabbisogno ICT nazionale. Quindi c'è anche un'altra sfida che si gioca non solo sull'acquisizione e l'attrazione dei talenti, ma anche sulla riconversione delle risorse umane. L'industria assicurativa è un'industria che impiega centinaia di migliaia di persone e anche per evitare fenomeni di neoluddismo verso l'innovazione è molto importante che tutti gli stakeholder investano in formazione tecnologica delle risorse per liberare poi queste risorse dai lavori più monotoni applicando processi di intelligent process automation, robotic process automation, e perché appunto proprio il tema robot, anche la parola robot del romanzo di Chapek, mi sembra, deve essere un tool, un qualcosa che deve liberare dai lavori monotoni. IA, peraltro, ha una priorità assoluta su questo tema delle competenze e della formazione, e peraltro stiamo anche studiando un progetto pilota di job placement per dare agli associati un servizio di placement di talenti tecnologici, ovviamente gratuitamente. Questo è un progetto che andremo a sviluppare nei prossimi mesi.
Un progetto di grande interesse anche perché, come sapete, le fonti TV è molto vicino al mondo delle HR, al concetto di competenze e quindi di risorse. E quindi a maggior ragione, dovremmo tenerci aggiornati anche su questo progetto. Passerei a Gianluca Decobelli. Sempre rispetto al rapporto con l'innovazione, con la tecnologia. Prima anche si diceva di come la penetrazione delle polizze digitali che non sia auto sia veramente dell'1%, quindi molto molto ridotto. Secondo lei è più un problema di domanda o di offerta? E le compagnie sono pronte a sperimentare? Grazie, ma sicuramente come sempre un problema che verte su entrambi i fronti. Lato domanda, il consumatore italiano non è così propenso a ricercare l'assicurazione tutti i giorni, così come magari su internet cerca il viaggio o cercava il viaggio, magari riprenderà a cercarlo quanto prima. Ci si E auspica. conseguentemente la domanda va sollecitata, va stimolata. Ma come stimolare una domanda? Evidentemente con un'offerta corretta. Quindi prevalentemente, dal mio punto di vista, il problema sta nell'offerta, sta nella capacità di portare sul mercato al consumatore digitale, ma io direi tendenzialmente al consumatore dei prodotti che stiano dentro un'offerta assicurativa integrata in linea di soddisfare le esigenze del consumatore, come dicevo prima, in alcuni casi anche di stimolarle. Questo vuol dire che bisogna lavorare molto sull'offerta. Noi come associazione stiamo creando proprio dei gruppi di lavoro per far sì che si creino, diciamo, i presupposti per cui il mercato inizi a riconoscere e ad apprezzare anche gli sforzi che si stanno facendo per andare a costruire un'offerta assicurativa innovativa, ovviamente in linea anche con la spinta che c'è stata da questa pandemia, perché se ne parla sempre con un'accezione negativa, come non può essere diversamente, ma qualche effetto positivo in termini di accelerazione di un cambiamento, diciamo, nei consumi dei consumatori, ma anche diciamo, nelle strategie delle imprese, sicuramente c'è stato. Quindi c'è sempre una maggiore attenzione a digitalizzare l'offerta, e questo vale anche nel mondo assicurativo. Quindi sicuramente le compagnie molto più di prima sono disponibili a sperimentare nuove modalità di offerta, dove per modalità di offerta noi intendiamo tanto prodotto, quindi dei prodotti che siano, diciamo, in grado di soddisfare esigenze anche diverse da quelli che sono gli ambiti obbligatori, per cui parliamo appunto del non auto, ma ci sia anche un canale distributivo o più canali e più modalità che siano sempre appunto in linea con le esigenze del consumatore, e poi ci sia anche un servizio al cliente, non dobbiamo dimenticarci questo. E fin tanto che anche tutta l'industria assicurativa non pone al centro il consumatore, sfruttando peraltro le tecnologie digitali, cui è stato fatto accenno anche prima, credo che la domanda continuerà, diciamo, a essere latente. Quindi per stimolarla ci va una nuova offerta. Ecco, stavamo anche vedendo, insomma, proprio questo ecosistema dell'innovazione e dell'insurtech all'interno, ovviamente, del mondo assicurativo e rivolto anche al consumatore. Abbiamo parlato di adeguamento tecnologico, di adeguamento dell'offerta. Con l'avvocato Andrea Polizzi vorrei parlare dell'adeguamento normativo, in quanto la spinta necessaria all'innovazione deve però coniugarsi con quella che è la normativa. E quindi vorrei chiedere all'avvocato Polizzi qual è, a che punto siamo con il regolatore e può effettivamente anche lui agevolare, accelerare questa trasformazione? Buongiorno, il tema normativo è un tema centrale per l'insurtech, lo è perché l'innovazione deve essere ovviamente accompagnata da regole che consentano agli operatori di mercato di muoversi in un contesto sicuro, di regole certe, e qua è proprio la sfida, nel senso che laddove c'è innovazione, laddove c'è tecnologia, c'è insurtech, le regole non sempre sono già pronte per seguire l'innovazione. Quindi la sfida è proprio questa, di trovare un equilibrio tra
l'innovazione, l'audacia dell'innovare anche da un punto di vista normativo, regolamentare, e al tempo stesso avere un equilibrio poi con quelle che invece è la tutela del consumatore, la sicurezza, la parte dove l'innovazione non può certo andare a scapito della trasparenza, della qualità del prodotto, del value for money. Una bella sfida per noi giuristi, ed è molto interessante in seno all'associazione questa parte di aiutare anche il mercato a evolvere, anche il mercato dei regolatori, il mercato legislativo. Quindi in questo senso nuove regole devono seguire un approccio che sia capace di coniugare efficienza, audacia da una parte, dicevamo, e prudenza dall'altra. E in questo l'associazione si sta muovendo proprio per creare dei tavoli comuni con i soggetti interessati, il Ministero, IVAS e altri soggetti regolatori interessati, per far sì che si possa avere un ambiente dove sperimentare l'evoluzione normativa e arrivare a un tavolo condiviso di regole anche tra operatori del settore InsurTech, proprio perché la possibilità quindi di innovare in un ambiente anche però sicuro. Questa è un po' la sfida. E per cui è una sfida che per un giurista è particolarmente interessante. Riteniamo che ci siano degli spazi importanti di crescita sotto questo lato, e stiamo lavorando sui tavoli proprio per garantire uno sviluppo audace da una parte, ma regolato, normato dall'altra. Audace e regolato nel contempo. Io vorrei restare con lei, Avvocato Polizzi, perché proprio prima De Cubelli citava come questa contingenza, ai noi, dell'emergenza Covid-19 abbia però accelerato la trasformazione digitale. Un esempio anche concreto è stato quello relativo alla firma digitale, e su questo anche dal punto di vista del regolatore c'è stata un'accelerazione. Ci può dare qualche informazione in più, e sempre su come IA si sta muovendo anche su questi fronti? Certo, volentieri. Uno dei temi centrali è proprio quello delle firme elettroniche, quindi della possibilità di firmare a distanza i vari documenti contrattuali, le proposte, comunque i documenti di polizza o la continuità di un rapporto, e che forma utilizzare. La regolamentazione vigente al momento è abbastanza rigida nel permettere, a tutela del consumatore, solo le forme più avanzate, firma elettronica avanzata, firma digitale. Gli spazi di apertura sono proprio nel senso di dire che ci può essere tutela del cliente anche con forme più efficaci, più efficienti di firma, più semplici da utilizzare, e in questo senso la pandemia ha fatto sì che ci sia stato un intervento normativo che consentiva nel periodo di urgenza di firmare con una semplice mail di conferma della volontà di sottoscrivere e allegando la copia del documento identità. Queste o altre forme più semplificate di sottoscrizione elettronica possono essere un elemento di ulteriore innovazione, appunto coniugando, come si diceva prima, però la sicurezza. Un tema fondamentale in questo è l'identità digitale, la possibilità di identificarsi a distanza. L'associazione si sta muovendo con forza nel senso di valutare e promuovere modalità di identificazione a distanza come SPID, che già sono nel sistema, e di poterle trasversalmente applicare anche al mondo assicurativo, e poi per il mondo finanziario e il mondo bancario ovviamente potrebbe essere la stessa applicazione, perché SPID consente di avere un sistema diffuso, efficiente, trasversale di identificazione a distanza, e quindi con dei vantaggi importanti a livello della fattibilità e poi delle forme di sottoscrizione. Per cui Covid appunto necessariamente portato tutti a dover valutare forme alternative non in presenza, e questo può aprire degli spazi ulteriori di manovra su un sistema firme che sia il più possibile user friendly e al tempo stesso garantisca però tutte quelle necessarie forme di tutela del cliente sull'identità digitale, sul evitare furti identità digitale. SPID per l'associazione è una delle possibili e più efficaci forme, quindi su questo stiamo lavorando per valutare le applicazioni e la promozione del sistema. Ottimo. De Cubelli, a proposito sempre di questa accelerazione, si parla di polizze on demand. Ecco, come si può accelerare la penetrazione di queste polizze, e le chiedo fin da subito che cosa può fare l'associazione per incentivarne la penetrazione? Magari proviamo a qualificare un attimo il concetto di polizze on demand,
perché hanno un'accezione molto ampia, secondo noi, in particolare lo avranno sempre di più in questo contesto più digitale, perché consente evidentemente di usare maggiori informazioni ed essere più efficaci nell'andare a targetizzare l'offerta. Quindi on demand ricomprende le polizze che vengono definite micro, polizze che vengono oggi definite pay per use, quindi col concetto pago solo quando uso, piuttosto che le polizze che vengono definite recurrent. Quindi non escluderei peraltro tutto ciò che viene, come dicevo in apertura, digitalizzato. Quindi oggi queste polizze sono prodotti nuovi sul mercato, non molto disponibili, evidentemente, quindi hanno bisogno di essere spinte e sostenute da una distribuzione, diciamo, sempre più ampia. Quindi cosa si sta facendo su questo fronte? Perché ritorniamo a quello che abbiamo detto all'inizio, ovvero salvo l'auto, la penetrazione delle polizze nel mondo danni è bassissima, non è bassissima solo quella delle polizze digitali. Tutte le polizze danni, escluso l'auto, hanno una penetrazione in Italia decisamente inferiore a quella che è la media europea. Questo vuol dire che c'è da lavorare nell'attrarre nuovi consumatori, nuovi target nel mercato. Come lo si può fare? Le polizze on demand, quindi l'offerta digitale, è un modo per arrivare a quel tipo di finalità. Tant'è che tutte le ricerche che abbiamo fatto come Iolo ci dicono che tutte le polizze nuove emesse per coprire danni legati allo sport, per oltre il 95% di questi consumatori che hanno sottoscritto le polizze non avevano mai sottoscritto un prodotto di copertura della RC professionale durante la pratica dello sport. Così come i sottoscrittori di polizze sia legate alla casa sia legate alla mobilità sono tutti nuovi sottoscrittori di polizze in senso lato. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che si sta creando un nuovo mercato, quindi le polizze on demand o digitali possono aiutare ad avvicinare al mercato assicurativo nuovi target. Non dimentichiamoci da dove siamo partiti, che il mercato è sottopenetrato, che c'è un problema sì di domanda ma prevalentemente di offerta. Ecco quindi che lavorando sull'offerta si è convinti di riuscire ad aumentare la penetrazione. Come associazione cosa vogliamo fare? Ma come associazione dobbiamo sicuramente lavorare a supporto di questo trend, creando, diciamo, i presupposti per cui i diversi soggetti che possono contribuire a sostenere questo sforzo in ambito distributivo siano tutti, diciamo, coinvolti nell'andare nella stessa direzione. Quindi come associazione noi parliamo con compagnie, abbiamo da sempre aperto anche ad altri player che operano nel mondo legato alle assicurazioni, quindi sicuramente ci sono intermediari, quindi broker, agenti, ma perché no società diverse che vedono nel prodotto assicurativo, siamo alle telco, alle utility, vedono, perché ovviamente a tutto il banking anche, vedono il prodotto assicurativo la possibilità di sviluppare un'offerta innovativa e quindi fare quelle cosiddette attività di cross-selling, upselling verso la propria clientela. Un'attività che risulta particolarmente cruciale. Io chiedo scusa, ma purtroppo il tempo ai noi è un po' tiranno, per cui dobbiamo un attimo restringere, ma ovviamente l'invito è magari ad approfondire ulteriormente anche i temi in un secondo momento. Di Francesco, torno da lei, a questo punto dobbiamo essere un po' sintetici. Due temi vorrei affrontare con lei, quello della digital transformation a cui abbiamo accennato, che sembra un po' vedere una coniugazione sempre più forte tra tecnologia di frontiera e il ritorno alla centralità del dato. E poi all'interno di questa digital transformation e innovazione il ruolo della diversity, cioè delle donne, perché anche su questo fronte voi state facendo diverse iniziative ed è un qualcosa di assolutamente meritorio, ma che poi corrisponde a delle diciamo caratteristiche e competenze, come si diceva prima, reali e constatate. È così?
Bene, parto dalla fine. C'è uno studio molto interessante della Boston Consulting Group, si chiama How Diverse Leadership Teams Boost Innovation, che mostra una correlazione evidente tra innovazione nelle aziende e diversity. Questo perché evidentemente innovazione è contaminazione, è progresso, è evoluzione e sono due processi simbiotici e sinergici. E si collocano nell'ambito di un processo ancora più grande di apertura sociale, culturale, nella governance delle aziende. Questo processo, quindi questa parola diversity, che poi non si capisce bene diverso da cosa, se da un uomo bianco eterosessuale, è un concetto sempre più diffuso in Occidente. In Italia, ahimè, c'è una situazione drammatica, in generale. Che nell'industria assicurativa è catastrofica, perché in Italia il tema diversity è un tema di uguaglianza di genere, è un tema limitato al tema di genere, dove vede la posizione della donna, specialmente nell'industria assicurativa, veramente, veramente ai margini. Quindi una donna oggi nell'industria assicurativa deve fare il triplo della fatica di un uomo per affermarsi in una posizione ed è. Io percepisco e registro ancora tantissimo maschilismo. Quello che auspico è sicuramente una rivoluzione immediata nell'industria, fatta di scelte radicali, drastiche, istantanee, e spero che la carica invece di gender equality, di diversity che l'industria tecnologica, porta dentro di sé possa contaminare in tempi molto molto rapidi l'industria assicurativa italiana. Per quanto riguarda il tema della digital transformation, la tecnologia in sé sono le più svariate, cioè oggi mandiamo robot su Marte, no? Quindi non penso che l'industria assicurativa abbia un tema di scoprire nuove tecnologie, è un grosso tema di applicare le tecnologie, no? E ci sono tecnologie di frontiera che vengono chiamate dark technologies, quindi sono la blockchain, l'intelligenza artificiale, la realtà aumentata, i computer quantici e tecnologie più consolidate che vengono chiamate smart technology, che sono social mobile, analytics e cloud. Sicuramente ci sono tanti trend all'interno dell'industria assicurativa e tanti use case di applicazione di queste tecnologie, però affinché funzioni l'ecosistema, bisogna ritrovare la centralità del dato, cioè parliamo comunque di un'industria che ha centinaia di anni, dove sono stratificati nel tempo dati di tutti i tipi. Quindi uno dei primi passetti verso la creazione, soprattutto al funzionamento dell'ecosistema, è quello di ripartire dal dato, dalla standardizzazione dei dati, dalla condivisione dei dati e dal mettere d'accordo gli stakeholder dell'ecosistema su protocolli tecnologici di scambio dati comuni. Su questo internamente all'associazione c'è un vertical specifico, si chiama di Digital Operation, che mette insieme quelle che sono le principali esperienze italiane in ambito di standardizzazione dati, che sono il progetto SHARE, il progetto Rushlicon e il progetto di AIBA Digital. Quindi sì, da un lato è un esperimento un laboratorio di applicazione di tecnologie, ma dall'altro deve essere anche un cantiere in cui si costruiscono solide basi e queste solide basi non possono che essere fatte da dati. Un cantiere appunto poggiato su solide basi che sono i dati. Siamo veramente in chiusura, ma ci tengo, anche se solo per un minuto, con l'avvocato Polizzi a toccare un tema importante, ovvero quello dell'home insurance. Come è avvenuto con l'home banking, adesso si parla anche di home insurance e per riagganciarci a quello che si diceva anche prima, vuole essere un'opportunità per tutti i player, anche per i distributori. È così? L'home insurance è un'ulteriore sfida che si pone, le aree riservate che le compagnie sono tenute dal 1 luglio a mettere a disposizione dei loro clienti, in modo che i clienti possano operare sul contratto assicurativo anche a distanza per tutte le compagnie assicurative da anni e vita. Ed è una sfida perché è una sfida che porta
le compagnie e i distributori a interrogarsi sull'utilizzo delle aree riservate, quindi non solo nel senso più tradizionale come siamo abituati all'home banking, poter fare alcune operazioni a distanza, ma proprio che diventi parte di un ecosistema e di un'esperienza del cliente che deve coinvolgere necessariamente anche il distributore, perché la compagnia da sola rischia comunque di uno stacco rispetto al cliente finale. Quindi è un'opportunità per le compagnie di relazione, è un'opportunità per i distributori assicurativi di essere coinvolti, è un'opportunità per i clienti di avere un'esperienza a distanza sempre più ampia e con possibilità di scelta. È un'altra delle opzioni e delle possibilità che si aprono sul mercato assicurativo, da collegare anche a tutto il tema della PSD2 e dei pagamenti a distanza, che tanto sviluppo ha avuto ultimamente. Quindi è una bella sfida che sia lato operativo, lato tecnico, lato legale, su tutto il tema della consulenza assicurativa ci troviamo a affrontare e stiamo affrontando con le varie declinazioni. Una sfida, quindi, è un'opportunità del sistema che, come abbiamo potuto sentire dai nostri ospiti, è particolarmente dinamico, e grazie proprio alla sinergia, all'ecosistema che si sta creando attraverso l'associazione, tanti vertical, tanti snodi cruciali. Io ringrazio tantissimo i nostri tre interlocutori, Gerardo Di Francesco, Gianluca De Cobelli, Andrea Polizzi, per essere stati con noi, e insomma l'invito a un prossimo approfondimento. Adesso qualche minuto di pubblicità e poi riprendiamo con altro tema cruciale, ovvero quello degli investimenti nel settore InsurTech. A tra poco. Ben ritrovati telespettatori di Le Fonti TV con questo appuntamento speciale di New Insurance legato all'accelerazione della digitalizzazione del settore assicurativo. Dopo aver parlato di adeguamento dell'offerta, della tecnologia e della normativa, adesso ci concentriamo sugli investimenti. Un po' una nota dolente per quanto riguarda l'Italia, che ancora risulta indietro rispetto ad altre geografie, ma ne parleremo meglio con i nostri ospiti. Ho infatti il piacere di introdurvi Andrea Battista, CEO di Net Insurance, grazie per essere qui con noi, Michele Novelli, grazie, partner di Digital Magics, e Stefan Klecha, eccoli qua, managing partner di Klecha & Co. Ecco, vi stiamo vedendo, grazie per essere qui con noi. Partiamo da lei, dottor Battista. Allora, come si fa a supportare a livello di investimenti un settore come quello assicurativo, per quanto concerne ovviamente tutto il sistema tecnologico e di digitalizzazione, e ci può raccontare quella che è la vostra esperienza, visto che Net Insurance è stata forse una delle realtà che più di tutte in Italia ha investito in InsurTech? Ma allora, io di fronte al termine supportare ho sempre, diciamo, qualche dubbio. Sicuramente il settore assicurativo non merita trattamenti peggiori di altri, e sicuramente tutte quelle che sono barriere di tipo regolamentare, tecnico, contabile vanno abbattute con decisione. Chiaramente vanno individuate in modo molto preciso e puntuale. Credo che però il tema sia più generale, cioè di sostegno all'innovazione, a un sistema complessivo Italia che sia un ecosistema davvero che l'innovazione la incentiva e non la penalizza. Quindi una proposta molto chiara: portare al 50% anche per le persone giuridiche il credito d'imposta per gli investimenti innovativi nel decreto rilancio in conversione alla Camera. Non ha senso che valga solo per il settore assicurativo, non ha senso che per il settore assicurativo ci sia di più o di meno. Io credo che sia, diciamo, un settore che possa dare un contributo all'innovazione del settore Italia, del sistema Italia complessivamente, piuttosto che riceverne solamente. Come Net Insurance abbiamo scelto una strategia molto chiara: l'innovazione nasce fuori dalle compagnie, deve essere importata nelle compagnie per trasformare l'intera catena del valore in tutti i canali, sia quelli prettamente digital che in quelli invece più tradizionali. E la strategia per importarle sono partnership solide di lungo periodo, cementate da relazioni equity. Quindi noi crediamo molto nell'investimento equity di minoranza, con una logica di stabilizzare la relazione, di incorporare dentro la compagnia il valore che viene creato,
ma l'obiettivo non è chiaramente solamente o principalmente finanziario, l'obiettivo è industriale, trasformare l'intera catena del valore del settore assicurativo. Ecco, un obiettivo industriale importante anche quello che ha detto. In questo credo che Michele Novelli, che è appunto partner di Digital Magics, può darci qualche indicazione in più. Come si può aumentare appunto l'investimento pubblico e privato in startup, figure come venture capital, in incubatori? Quali però sono ancora le resistenze e come può avvenire una maggiore integrazione tra compagnie e startup insurtech? Buongiorno. Allora andiamo diretti al punto, no? Che sono appunto gli investimenti in startup, in innovazione e quello che è stato fatto in Italia. Sicuramente l'Italia è indietro rispetto ad altri paesi, storicamente indietro, però sta vedendo una forte accelerazione, nel senso che fino a 5 anni fa l'Italia aveva, diciamo, un decimo se non meno degli investimenti che venivano fatti in altri paesi simili tipo Francia, Inghilterra, Germania e anche Spagna. Nel 2019 siamo passati a quasi 700 milioni di investimenti nel settore, che sono sicuramente una grande crescita se si comparano con i meno di 100 del 2015. Quindi diciamo sicuramente sta andando nella direzione. Sono incentivi da parte di se gli investitori sono le persone fisiche. Sono d'accordo con Andrea Battista che portare anche gli investitori aziende ad avere un maggior beneficio può essere sicuramente utile. Abbiamo un grande assente sicuramente in Italia, che sono i corporate venture capital. I corporate venture capital devono essere degli strumenti che aiutano, portando anche l'expertise caratteristica della corporate, a investire e a far crescere società che poi porteranno innovazione non per forza all'interno della compagnia o diciamo della corporate, ma che sicuramente si avvarranno delle competenze e delle capacità del corporate per crescere. Diciamo, questa è la parte su la situazione è quello che manca in Italia. Ovviamente si può fare ancora tanto, si deve semplificare anche il modo con cui vengono raccolti i soldi, però è anche vero che tanto sta avvenendo. Vi faccio un esempio: il fondo CDP Venture è partito a una grande dotazione e noi operatori del settore ne stiamo già sentendo in maniera importante la presenza, per cui devo dire che da questa parte lo Stato sta già facendo molto. Io penso che sia una questione molto di cultura delle aziende, dove abbiamo aziende che vogliono già investire e su cui probabilmente un ulteriore vantaggio potrebbe essere utile. Il problema sono tutte quelle aziende che non capiscono ancora l'importanza di fare questa attività. È sempre lì un problema, anche è un tema di natura culturale anche che deve essere affrontato anche dal nostro sistema imprenditoriale. E a tal proposito mi piacerebbe proprio chiedere a Stefan Cleccia, rispetto all'Italia, prima abbiamo visto un titolo anche riportato dal sito anche dell'associazione rispetto allo stato dell'arte degli investimenti in Italia in Insurtech, che risulta ancora un po' indietro, però diciamo qualche passo in avanti, anche come dicono gli altri relatori, si sta facendo. Secondo lei è un problema di competenze per l'Italia e come si sviluppa invece all'estero? Allora, il tema delle competenze nasce anche con investimenti che sono realizzati e da quanto tempo sono stati realizzati. Io concordo anche con i precedenti interlocutori che hanno menzionato il fatto che siamo partiti molto in ritardo rispetto a molti altri paesi. Noi abbiamo deciso proprio anche come attività di lanciare una società proprio di consulenza finanziaria in ambito tecnologico, proprio per assistere le aziende. Cioè l'assurdità di questo paese che era fino a alcuni anni fa non c'era un singolo anche operatore di mercato dedicato all'attività di questi soggetti. Nasce in parte dal fatto che
diciamo, a livello anche governativo, per tantissimi anni si è deciso di concentrarsi sulle industrie più tradizionali. Scusi, Stefan, le chiedo solo un secondo, chiedo agli altri relatori di disattivare l'audio così da evitare magari interferenze e disturbi. Grazie, scusate per l'interruzione. Prego. Grazie. Dicevo, nasce molto anche dai ritardi accumulati negli anni a livello anche governativo nel lanciare iniziative, se non a supporto, quantomeno nel favorire lo sviluppo anche tecnologico. Dal punto di vista anche delle grandi aziende abbiamo visto che, o vediamo che in ogni caso è difficile, cioè poi li possiamo incentivare, li possiamo motivare, però voglio dire, quello che succede è che finché non vedranno la minaccia di operatori più piccoli, più arroganti e più tosti sul mercato, continueranno a muoversi. Cioè basta vedere anche a livello, parlavamo anche del tasso di innovazione delle aziende italiane in generale, parliamo delle banche, delle assicurazioni, ma anche delle aziende in generale. Basta vedere che la più grande operazione in ambito system integration della più grande società italiana del settore, quella società lì è una società che fattura meno di quello che fattura la quinta azienda in Francia o in Germania o anche più piccola della Spagna. Quindi c'è molto molto ritardo accumulato, c'è molto lavoro da fare e servono degli operatori locali che siano in grado di inserire competenza, inserire capacità di execution e importazione anche di modelli di business di nuova generazione. Solo con questo, secondo me, riusciremo a far partire questa macchina in modo un pochino più accelerato. Ci siamo persi, diciamo, la parte top down dove il governo avrebbe potuto pianificare molti anni fa degli investimenti molto grandi creando un ecosistema. Adesso si parte dal basso, facciamo la ripartenza dal appunto bottom up, dove le piccole aziende devono creare le condizioni, le minacce, le grandi, in modo tale che queste decidano di muoversi. Ecco, e questo diventa strategico proprio in questa accelerazione, che è un po' una delle parole chiave anche di questo incontro di oggi. Battista, già Clech ha accennato ad alcuni ostacoli o barriere che appunto il sistema italiano ha. Vorrei chiedere anche a lei come però si può fare per superarle e anche come il peso anche non possa ricadere esclusivamente nell'ambito del privato, e che quindi anche il pubblico, già lo si diceva, debba fare la sua parte, e sempre in un'ottica di ecosistema tra compagnie e startup insurtech, come ricrearlo anche attraverso quello che state facendo con l'associazione. Prego. Allora, mettendo un po' in fila tutti questi variegati temi, la barriera fondamentale all'innovazione nel settore assicurativo sono, da un lato, la natura stessa del business e dall'altro i legacy. Come ebbe occasione di spiegare in un mio libro di qualche tempo fa, il settore ha alcune barriere naturali all'innovazione che la potenza della tecnologia digitale InsurTech per la prima volta nella storia può eradicare. Non è un caso che siano rare le compagnie InsurTech, barriera all'entrata del capitale, e molto più frequente o gli intermediari assicurativi o le piattaforme tecnologiche. Quindi la barriera, diciamo, da eradicare fondamentalmente è quella di far sì che che l'innovazione che nasce naturalmente all'esterno possa essere così potente da abbattere queste barriere. Io sono d'accordo con quanto si diceva in precedenza. Forse il quadro che abbiamo, che è un po' ancora di ritardo, discende molto da un modo di guardare un po' all'indietro. Cioè, accelerazioni ci sono state, a volte qualche pezzo ce lo perdiamo, insomma, c'entra anche questo con la tecnologia digitale, ma in un ramo, in un settore centrale come il motor insurance, l'Italia è, quando si va all'estero, riconosciuta leader mondiale dell'innovazione grazie alle tecnologie della scatola nera. Poi magari qualche volta gli altri ci raggiungono, ci superano, noi ci progioliamo nel fatto di essere stati primi e magari non facciamo il passo successivo di questa tecnologia, nel caso di specie.
Quindi queste le barriere, queste le strategie, l'associazione ha un ruolo centrale, a mio parere, nel mettere insieme e nel far dialogare, diciamo, vorrei dire, pur essendo una compagnia, o proprio perché siamo una compagnia, abbiamo ritenuto fondamentale contribuire alla fondazione di questa associazione, perché è nel dialogo che può nascere innovazione per i motivi che dicevo prima, e quindi il nostro contributo nei prossimi mesi vuole essere proprio all'insegna dell'accelerazione del dialogo e nella concretezza del dialogo. Ottimo. Ultimo punto, il pubblico. Ma sul pubblico io, insomma, sarà per la mia formazione culturale, sono sempre abbastanza scettico quando sento il pubblico che pianifica, fa, insomma, mi ricordano scene del passato, anche del presente, che non vorremmo vedere più di tanto. Io direi che deve fare due cose. Uno, mettere a disposizione i giusti incentivi fiscali per chi fa. Prendo il rischio, innovo, un credito di imposta del 50% remunera il mio extra rischio e la mia esternalità positiva al sistema, quindi si giustifica pienamente. Per chi non fa, non c'è niente, ma è giusto assolutamente che sia così. Due norme, barriere, atteggiamenti non penalizzanti dell'innovazione, che abbiamo visto tante volte in passato. Sotto questo profilo un'altra nota positiva: l'organo di controllo già da tempo, e direi che l'ultima relazione del presidente dell'IVAS su questa è chiarissima, ha avviato un atteggiamento non solo non penalizzante, ma positivo, quantomeno neutrale, ma direi anche qualcosa di più, verso l'innovazione. Quindi in sintesi, giusto trattamento fiscale, nessuna barriera all'innovazione tipo regolamentare. Dopodiché scopriremo che può fare più il sistema assicurativo per il pubblico che il pubblico per il sistema assicurativo. Qualcuno dice lo scopriremo solo vivendo, ma insomma deve essere assolutamente... ci auspichiamo ovviamente che sia così. Stefan Kleccia, invece, quanto sono importanti i fondi specializzati per aiutare il sistema e anche la borsa? Come può aiutare? I fondi, allora, mi riattacco anche un secondo al discorso che diceva Andrea Battista. Allora, questa associazione è fondamentale anche secondo me per consentire a tutti gli operatori di comunicare fra di loro. In questo contesto i fondi specializzati sono altrettanto fondamentali, perché sono quelli che consentono anche di spingere dei modelli di business che magari altri fondi più generalisti non sono in grado, non hanno la competenza specifica di poter valutare. Quindi in questo contesto la nascita di fondi specializzati avrebbe un impatto estremamente positivo in questo contesto. La borsa altrettanto, sono stati fatti veramente dei grandissimi passi avanti dal punto di vista dell'offerta di mercati a livello italiano, per consentire ad aziende anche di dimensioni più piccole di potersi quotare. Questa va assolutamente nella direzione molto positiva di quello che serve affinché le aziende si possano finanziare. Diciamo che un elemento che potrebbe ulteriormente facilitare la vita di queste aziende è aumentare la profondità dell'offerta di fondi nell'ambito italiano. Abbiamo molti fondi generalisti, fondi un pochino più specializzati aiuterebbero sicuramente la diffusione e lo sviluppo anche di aziende su scala maggiore di quella nazionale. Ok, fondi specializzati quindi è un tema chiave. Purtroppo siamo in fase di chiusura, per cui abbiamo ancora però qualche minuto ovviamente da spendere con Michele Novelli. A questo punto magari sintetizzo un po' le domande che avevo in serbo per lei. Gli investimenti delle compagnie assicurative possono rappresentare un acceleratore anche in fase di exit? E rispetto al tema fintech ed insurtech, lei se ne è occupato anche dialogando con Banca d'Italia per quanto riguarda il sistema fintech. Quali sono differenze e punti in comune tra questi due mondi? Aspetti, deve attivare l'audio. Eccomi. Eccola, la sentiamo. Dunque,
Allora, sì, sicuramente gli investimenti delle compagnie assicurative all'interno di startup del mondo assicurativo sono sicuramente utili, possono accelerare le exit. Perché? Fondamentalmente perché portano competenze e portano network. Il problema delle startup del mondo assicurativo, come detto prima, è che hanno bisogno sia di una parte di regolamentazione sia di capitali molte volte importanti, e quindi un aiuto anche nell'accelerazione, nel comprendere dove si è sicuramente utile. Quindi diciamo che rispetto a capitale puro, quando si parla di startup nel mondo assicurativo, avere di fianco qualcuno di esperto ma che intravede la bontà di quello che potrebbe avvenire con quella startup è sicuramente da considerare. Invece, per quanto riguarda diciamo, gli aspetti regolamentari, perché fintech e insurtech fondamentalmente sono simili proprio perché hanno una regolamentazione dietro e hanno un regolatore, dobbiamo fare queste considerazioni. I regolatori normalmente esistono perché devono vigilare che i risparmiatori o chi viene assicurato, eccetera, non sia in qualche maniera portato a fare degli investimenti sbagliati per le sue caratteristiche, o per esempio sia trattato in una maniera corretta da parte della compagnia assicurativa quando per esempio il danno deve essere ripagato. Quindi hanno un ruolo importante appunto di vigilanza. Ora però sono anche, e questa è la mia esperienza soprattutto con Banca d'Italia, con i regolatori in fintech, sono assolutamente interessati al fatto che ci sia una crescita da un punto di vista di innovazione, e quindi sono disposti a sedersi al tavolo e a ragionare su quello che sta avvenendo. Ovviamente chi si siede a quel tavolo deve avere la conoscenza e deve essere assolutamente allineato sul fatto che il ruolo del regolatore però non cambia, e quindi quello che si va a toccare è semplicemente un modo diverso di fare le cose, ma dove il risultato finale è sempre quello di vigilare da parte del regolatore e essere sicuro che non ci siano degli abusi da parte delle fintech o delle insurtech. Assolutamente, beh, è questo un po' il suo ruolo, e a maggior ragione anche una realtà come la vostra, quella dell'associazione, può agevolare anche questi i rapporti ovviamente anche con il regolatore. So anche che rispetto proprio al tema degli investimenti state elaborando anche un white paper che sarà insomma presentato anche nei prossimi mesi, per cui l'augurio è anche di risentirci con tutte le novità che già avete messo in campo, ma che appunto ci si auspica possano accelerare, come appunto una delle parole chiave di questa puntata, proprio questo fenomeno della digitalizzazione nel settore assicurativo. Io ringrazio nuovamente i nostri ospiti per essere stati con noi, quindi Andrea Battista, Net Insurance, Michele Novelli di Digital Magics e Stefan Kleccia di Kleccia & Co. per essere stati con noi. Ringrazio anche gli ospiti precedenti per le tantissime suggestioni. L'invito è ovviamente a seguire tutto ciò che produce l'Italian Insurtech Association, lo faremo anche noi ovviamente come Le Fonti TV. Ringrazio poi voi telespettatori per essere stati qui in nostra compagnia. Adesso vi lascio al resto della programmazione di Le Fonti TV. Grazie per averci seguito.